Sabato 4 marzo 2023, buona giornata da Davide De Amicis. Bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con il GR di Radio Speranza in Blu, che si apre con la visita del cardinale presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi, il quale ieri pomeriggio all'Auditorium Giovanni Paolo II di Pescara ha inaugurato l'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Pescara Penne con una relazione dal tema Amore e coniugalità, matrimonio cristiano nell'attuale contesto. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento. Il matrimonio non è un negozio astratto in cui si scambiano diritti e doveri teorici, ma consiste nell'unione reale di due persone reali che si donano con poco azzurro, però resta sempre un po' d'azzurro, bisogna trovarlo fondo in fondo, ma ci sta, che si donano integralmente l'uno all'altra. Tale unione è dettata dalla forza aggregativa dell'amore coniugale, per la quale l'uomo e la donna vedono reciprocamente nella persona del consorte il loro stesso bene e vogliono il bene dell'altro come se fosse proprio. È l'amore, quella che sono i baci perugina, cioè, tra l'altro sono buonissimi. In questo modo, nell'essere insieme come coppia, trovano la pienezza del bene di ciascuno. Questa valenza positiva dell'unione coniugale ha pure una funzione perfettiva. Cioè, è sempre qualcosa che migliora e che gratifica chi la compone, in quanto bisognosa di continua alimentazione e di miglioramento, può risultare anche un obiettivo progressivo, no? Del cammino coniugale. L'essere coppia non è una condizione statica, sostanzialmente, ma un cantiere in perenne costruzione, una realtà dinamica che matura gradualmente e che ad ogni passo consolida una comunità familiare feconda, che genera il reciproco arricchimento nella vita dei figli. Successivamente, il vicario giudiziale del Tribunale, Don Maurizio Buzzelli, ha presentato il bilancio dell'attività 2022 dell'ente, che ha trattato in totale 66 cause di nullità matrimoniale, di cui 34 decise e 2 archiviate. Nel 2022 c'è stato un decremento delle cause di nullità presentate, scese dalle 46 del 2021 alle 30 presentate lo scorso anno, un decremento dovuto alla crisi economica degli ultimi anni. Il motivo di nullità più frequente, riscontrato 20 volte, il grave difetto di discrezione di giudizio derivante dalla mancanza di maturità umana e psicologica, dalla carenza di libertà nella scelta, da condizionamenti esterni o dalla presenza di intenzioni non congruenti con gli aspetti essenziali della dottrina cristiana. E parliamo di edilizia sanitaria perché è arrivato ieri il via libera ai nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano, Vasto e alla centrale del 118 dell'Aquila, novità anche per il nuovo presidio di Teramo. Con il passaggio dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni e la successiva sottoscrizione formale dell'accordo di programma da parte di Regione, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia, potranno partire le procedure di appalto per la costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano, Vasto e per la realizzazione della centrale operativa 118 con eliporto e hangar dell'ospedale dell'Aquila. Lo hanno sottolineato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, che ieri mattina a Pescara hanno illustrato i dettagli dell'intesa siglata giovedì pomeriggio a Roma. Ma ascoltiamo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Presidente Marsilio, 25 anni dalla prima delibera del CIPE, 15 dall'ultimo accordo di programma e 5 dall'altra proposta di accordo di programma che non ha avuto alcun seguito, mai assentita dal Ministero. Cosa c'è di diverso stavolta? C'è di diverso il lavoro serio, silenzioso e costruttivo di chi ha portato a casa questi finanziamenti, oltre 300 milioni di euro che marcivano, come ha ricordato, da 25 anni nelle casse dello Stato e che l'Abruzzo non era mai riuscito a trasformare in servizi, in ospedali, in nuove strutture. Oggi abbiamo questa approvazione in conferenza Stato-Regioni, l'accordo di programma pronto da firmare, 300 milioni in arrivo sul bilancio della Regione, tre nuovi ospedali più la centrale del 118 dell'Aquila e altri 100 che attendono di essere destinati con un successivo prossimo accordo che seguirà immediatamente, ma rispetto al quale l'Abruzzo oggi ha dimostrato allo Stato e al Governo di essere in grado di fare questo. E c'è anche un nuovo Governo che ha ascoltato e seguito
con l'attenzione che merita i problemi e le richieste e i bisogni della Regione Abruzzo. E cambiamo argomento parlando di enti locali, in particolar modo di Polizia Locale, che ha un nuovo regolamento. Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale, che ha approvato la proposta dell'assessore regionale agli enti locali Pietro Quaresimale in attuazione della legge regionale sulla Polizia Locale. L'entrata in vigore del nuovo regolamento, precisa l'assessore Quaresimale, chiude una volta per tutte la passata stagione e ne apre un'altra che si preannuncia carica di novità e soprattutto in grado di dare una fisionomia definita al corpo della Polizia Locale. La legge regionale è rimasta chiusa nei cassetti della Regione per circa 8 anni. In 2 anni abbiamo avviato un processo di riforma e riorganizzazione condiviso tra gli altri con le associazioni sindacali, che ora culmina con l'approvazione del regolamento regionale, aggiunge l'assessore. Lo strumento regolamentare, previsto espressamente dalla legge regionale 42 del 2013, manda in soffitta definitivamente quello che rimaneva in vita della vecchia legge 83 del 97, ma soprattutto definisce alcune importanti questioni rimaste inevase per decenni, come per esempio la definizione di un'immagine coordinata per tutti i corpi comunali della Polizia Locale, sottolinea Quaresimale. L'assenza di un regolamento ha generato confusione tra i cittadini, creando non pochi imbarazzi anche nei comandi locali. Questo provvedimento dà dunque la possibilità di coordinare la divisa degli operatori, le tipologie e caratteristiche delle uniformi stesse, la dotazione tecnica dei veicoli e disciplinare soprattutto l'addestramento all'uso di strumenti per l'autotutela e la dissuasione. E tra i provvedimenti adottati ieri nella seduta della Giunta regionale c'è stata l'approvazione del calendario ittico regionale per l'anno 2023, contestualmente al rinnovo per un anno, nelle more della pubblicazione dell'avviso per la concessione di acqua pubblica a scopo di pesca sportiva, che saranno individuati dalla carta ittica, della durata di validità delle concessioni, dando atto che le attività oggetto di ciascuna concessione sono state svolte senza soluzione di continuità dalla scadenza di ognuna. Nel dettaglio, la stagione di pesca è consentita nelle acque di categoria A, ovvero acque a gestione salmonicola, dalla prima domenica di marzo fino all'ultima domenica di settembre, nelle acque di categoria B, acque a gestione ciprinicola, e di categoria C, ambienti di transizione, tutto l'anno. E poi è stato istituito il comitato di sorveglianza del programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027 e del programma regionale Abruzzo FSE 2021-2027 Plus. Su proposta dell'assessore Nicoletta Verì è stato poi accreditato l'ambulatorio per l'autismo del Centro Sant'Agostino della Fondazione Papa Paolo VI di Chieti. E siamo all'aggiornamento sull'emergenza Covid-19, sono 632, di cui 251 reinfezioni, i casi positivi al Covid registrati tra il 25 febbraio e il 3 marzo in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti a 651.769, di cui 37.099 reinfezioni. Sono 588 i guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi di età compresa tra 87 e 98 anni e sale a 3.931. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.031, 40 in più rispetto a venerdì scorso. Di questi, 78 pazienti, 22 in meno rispetto a venerdì scorso, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre uno, invariato rispetto a venerdì scorso, è ricoverato in terapia intensiva. I restanti sono in isolamento domiciliare. Nell'ultima settimana sono stati eseguiti 2.734 tamponi molecolari e 6.986 test antigenici. E passiamo al nuovo comune di Pescara. I sindaci Trulli, Masci e De Martinis hanno firmato lo schema di convenzione per l'ufficio della fusione, con la sottoscrizione da parte dei 3 sindaci di Pescara, Montesilvano e Spoltore, dello schema che istituisce l'ufficio della fusione. Entra nel vivo il percorso per la costituzione del nuovo comune di Pescara. L'atto, già approvato dalle singole assemblee civiche, è stato sottoscritto nel pomeriggio di ieri da Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano. Prevede che l'ufficio della fusione introduca ruoli e funzioni utili alla definizione dell'iter che accompagnerà i primi passi del nuovo soggetto in un processo necessario al funzionamento della futura e più grande macchina amministrativa. Il documento stabilisce inoltre che ai vertici dell'ufficio della
fusione operi un dirigente del comune capofila Pescara con il compito di redigere gli atti amministrativi e finanziari per dare seguito alle decisioni di indirizzo dell'organo progetto di fusione che sovrintende all'attività dell'ufficio di fusione. Si tratta di una fase, quella attuale, di fondamentale importanza per giungere a definire il modus operandi anche tramite lo statuto che nei mesi a seguire verrà definito e la roadmap indicata dalla legge regionale che proprio martedì è stata approvata in Consiglio regionale e che ha determinato lo slittamento al 2027 della scadenza per la nascita del nuovo comune di Pescara. Gli uffici delle tre singole amministrazioni inizieranno ora a lavorare per avviare strutture dedicate ai processi di fusione di funzioni e servizi. E ieri mattina la notizia che alcuni operai stavano procedendo all'abbattimento dei pini esistenti intorno al fabbricato del circolo canottieri di Pescara, la sezione Italia Nostra Lucia Gorgoni di Pescara e la sezione Archeo Club hanno subito inviato una PEC al sindaco di Pescara Carlo Masci, agli assessori comunali al patrimonio e ai lavori pubblici, alla soprintendenza ai beni paesaggistici e architettonici di Chieti Pescara, al gruppo provinciale, alla stazione locale dei carabinieri forestali, chiedendo il blocco immediato dei lavori. L'intervento dei cittadini e delle cittadine ha bloccato provvisoriamente l'abbattimento, raccontano Italia Nostra e Archeo Club. Infatti esso si stava eseguendo addirittura in contrasto con le disposizioni del comune stesso che vietano l'intervento nel periodo compreso tra marzo e luglio, affermano gli ambientalisti. Ciò che si chiede con la PEC non è una semplice sospensione, bensì la rielaborazione progettuale che preveda espressamente una diversa soluzione per le aree esterne a Circolo Canottieri, tale da salvaguardare l'importante patrimonio arboreo ivi esistente. Il mercato rionale settimanale del quartiere Colli di Pescara del venerdì torna nella sua sede originaria con i banchi vendita spalmati su parte di via di sotto, su largo Madonna dei Sette Dolori, dinanzi alla Basilica e su strada vecchia della Madonna. Entro la prima metà di aprile, dunque a cavallo con le celebrazioni pasquali, gli storici ambulanti saluteranno definitivamente i posteggi allestiti in emergenza Covid nel parcheggio del Conad di via di sotto, soluzione utile al momento ma assolutamente temporanea, per tornare a occupare gli stalli tradizionali, tornando a essere un mercato a misura di cittadino e di quartiere, ovvero facilmente raggiungibile da quell'utenza a cui si rivolge in maniera privilegiata ed eliminando qualunque interferenza con le attività commerciali dei grandi centri di distribuzione. Il ringraziamento va ovviamente agli uffici comunali con il dirigente Lanfranco Chiavaroli che negli ultimi 3 anni hanno lavorato in modo costante per garantire una sistemazione dignitosa al mercato, assicurandone la sopravvivenza, dando sempre la massima disponibilità nel dover apportare modifiche o aggiustamenti, e anche al consigliere Alessio Di Pasquale che ha lavorato sulle carte, mettendo in piedi una straordinaria collaborazione e un continuo dialogo con i commercianti. Lo ha detto il presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive Fabrizio Rapposelli, ufficializzando l'esito della commissione che ha visto la partecipazione del dirigente Lanfranco Chiavaroli. Oggi, sabato 4 marzo 2023, la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Casimiro, principe polacco. E in conclusione siamo al meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con rovesci, localmente a carattere temporalesco, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, neve sui rilievi al di sopra dei 1200 metri, cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica e sull'Alto Aquilano, con ampie schiarite nel corso della mattinata, mentre annuvolamenti interesseranno la Valle Peligna con rovesci al mattino, in graduale miglioramento entro il pomeriggio. Annuvolamenti saranno presenti sull'Alto Sangro, ma non si prevedono fenomeni rilevanti. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio le schiarite avanzeranno dal Teramano e dall'Alto Aquilano e si estenderanno verso le restanti zone entro la serata. Torna il bel tempo nella giornata di domani, domenica 5 marzo, ma non si escludono foschie o nebbie nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano e occasionalmente nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata. Nubi in aumento dal pomeriggio di domenica, ad iniziare dalle zone interne e montuose. Le temperature saranno generalmente stazionarie ma con valori massimi in aumento nella giornata di domani. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali con residui rinforzi lungo la fascia costiera e collinare. Il mare sarà generalmente mosso o molto mosso. Le previsioni meteo sono a cura di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org. Ed è tutto, Davide De Amicis vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento alle 9:25 con la rassegna stampa. A risentirci.